stasera seguo la galleria, ormai due vanno con la galleria, c'è stato più galleria di gente, uno è arrivato a portare. C'è già Damiano, Mino Porcine, l'asno, le ragazze che studiano all'Ipsar, vedete? Bene. Oppure accompagnate voi la bambina. Avete fatto con la sua ragazza? Scusate. Stanno preparando le attrezzature per il film. Vedete la sala è vuota, sono le 8:30, si stanno facendo Antonio le prove. La risposta mi sembra buona, tra l'altro stanno venendo persone in più rispetto ai biglietti che abbiamo fatto, il che dimostra che c'è interesse, che Gaeta, insomma, si vuole togliere questa curiosità, perché alla fine poi questo è una cosa inusuale, quindi che desta soprattutto curiosità. Siamo contenti, aspettiamo lo spettacolo delle 11 che praticamente che è pieno, ci saranno quasi 800 persone, e, insomma, siamo contenti così. Benvenuti. L'incontro è di quelli importanti. Oltre alla visione dell'annunciato film su TMO, la vostra presenza qui è per noi un fatto che ci rende felici. È un'occasione forse unica per incontrarci, è la traduzione reale di tanti contatti che abbiamo avuto in circa 5 anni di attività. Siamo cresciuti insieme, pian piano abbiamo cominciato tutti a capire l'importanza di un mezzo che parte dal basso. Mezzo in cui tutti, voi e noi, abbiamo contribuito a realizzare. Oggi Telemonte Orlando è come una finestra della vostra casa sulla città, come nei tempi passati, quando le popolane, affacciandosi ad esse, si scambiavano i racconti degli accadimenti. Oggi, attraverso quella finestra, ci si scambiano informazioni. Chi ci segue sa perfettamente che stiamo cercando di far rimanere sempre aperta questa finestra. D'altronde, voi murereste una finestra della vostra casa? Telemonte Orlando non vuole essere invadente, vuole essere parte reale di questa comunità, vivere tutti i giorni all'interno di essa, raccontare dei suoi cittadini e della loro città, informarli, renderli protagonisti attivi e non solo spettatori. Tutto questo voi lo avete capito ed apprezzato, ce lo avete dimostrato in più occasioni e siamo certi che continuerete a farlo sempre di più. Per questo il nostro grazie è immenso. Grazie per la fiducia che ci accordate. Grazie per il sostegno che ci date. Grazie per la vostra presenza qui. Ed un nostro grazie particolare va anche a tutti coloro che oggi non sono presenti perché impossibilitati da problemi di salute e di età, che solo attraverso questa finestra possono sentirsi inseriti a pieno titolo nella vita della nostra città. Vi sarete senz'altro chiesti come mai è stato realizzato un film su TMO, cosa ha spinto due giovani cineasti a cimentarsi in questo film documentario. Ad essere sinceri, i primi a meravigliarsi di questo siamo stati noi, ma quando Nina Meyer, regista del film, italiana residente in Germania, e Robert Jahn, tedesco di Dresda, aiuto e produttore, ci hanno raccontato del loro desiderio di realizzare un film sul fenomeno delle telestreet, abbiamo aderito con entusiasmo. Tutto era iniziato molti mesi prima, quando i nostri due amici, nel loro giro per l'Italia alla ricerca di spunti per il loro film, sono giunti, dopo varie indicazioni delle altre telestreet, a Gaeta.
sono rimasti letteralmente folgorati, usando un loro termine. In tutto il panorama italiano, in nessun altro posto avevano rilevato un così stretto legame tra i cittadini e questa microscopica TV. Il film racconta dell'esperienza di TMO, vista dall'esterno, da chi non conosce usi e costumi del luogo. Realizzato per il mercato internazionale, editato, oltre che in italiano, anche in tedesco e in inglese. È uno spaccato di un periodo ben definito, che va da marzo ad aprile del 2006, 5 settimane di lavoro intensissimo, di cui solo una parte è stata utilizzata per il film. Un lavoro importante in cui, oltre alla nostra collaborazione, i cittadini hanno dato il loro contributo, così come tutta la città. Oggi, Libertà viene presentato in anteprima per Gaeta, ma ha già partecipato a vari festival internazionali, tra cui il Festival Transmediale in Germania, il Festival Internazionale del Cinema di Salerno, il Festival dei Popoli a Firenze, l'Italian Doc Screenings, la Rassegna di Lipsia e tra qualche giorno nella Rassegna Italia Doc presso la Casa del Cinema di Roma. Un evento, quello di oggi dunque, che lascerà il segno. Ci ricorderà che tramite questo lavoro l'esperienza di Telemonte Orlando va ad aggiungersi al patrimonio comune di questa città. Un patrimonio fatto di storia, arte, cultura, bellezza, fin troppo trascurato e che va rivalutato, rilanciato e proiettato verso un futuro nuovo, moderno, vivo. Telemonte Orlando vuole contribuire al rilancio di questa città e dei suoi cittadini. Telemonte Orlando. Sintonizzati con la città, sintonizzati con voi. Ha fatto un bel lavoro. Nina Mayer e Robert Nina, hanno fatto un bel lavoro. È stato bellissimo. Com'è stato il film? Yeah? Sì? Dobbiamo fare i complimenti a Nina Mayer. Ciao Vincenzo. Ciao Antonio. Complimentoni. Bello. Bello? Mino, come ti è sembrato il film? Bellissimo. Pure quando siamo andati da Padre Pio, eh? Antonio. Signore, pure da Padre Pio. Non l'ho fatto veramente... il film, l'hanno fatto i due ragazzi tedeschi. L'ha fatto, sì, a Robert e Nina, bellissimo. Chi l'avrebbe detto? Cioè. Prima, cioè proprio, invece adesso. Invece adesso. Bellissimo. È interessante. È interessante, fa piacere sapere che c'è questa televisione, siamo contenti, noi cittadini, di averlo. Grazie. Lo diremo alla regista. Grazie. Libertà e cercare la verità. Nina l'ha pigliato su di te. Allora Andrea, come è stato il film? Bellissimo, bellissimo veramente. Bellissimo. Dobbiamo fare i complimenti alla regista allora. Sicuramente, ciao, ma anche all'interprete. No, ma noi lo facciamo tutti i giorni. Lo no? So, ma io mi conosco. Sì. Solo per questo veramente Telemonte Orlando andrebbe messa in trono a Gaeta e non oscurata e offuscata come ha cercato di fare qualche, come ho detto prima, qualche signorotto politico locale. È bellissimo, io me li ricordo quei due ragazzi che giravano per la città e riprendevano eccetera. Ma io dico oggi, oltre che uno storico tabaccaio, è nato un grande attore. Un grande secondo attore. Me, io lo faccio tutti i giorni. Secondo me c'è una tua presenza proprio dal punto di vista proprio della. Come attore da attore nato attore diciamo del reale del come, vero che è meraviglioso. Questa è una reality TV. Comunque è molto bello il film è bella la... Siamo anche commossi. Il titolo Libertà è molto importante. Questo documentario ha messo in evidenza il ruolo determinante di Telemonte Orlando nella nostra città. Veramente complimenti. Grazie, grazie. La scheda di presentazione che credo sia stata fatta dal team, sì, dal team di Telemonte Orlando. Veramente complimenti a Luigi e gli altri che hanno lavorato. A Luigi, a Mino Forcini, Erasmo, tutti i ragazzi di Telemonte Orlando.